Com'è che si dice? A ruota libera. Ma di 3. L'ultimo. Non lo so. Forse. Ho fatto già un video pochi minuti fa. Sulla coda di una live a cui ho partecipato, ho visto, ho fatto qualche commento. Allora, la parte 3 di 3 doveva essere, noi non sappiamo un cazzo, e il soggetto è chi siamo. Ne ho già fatti due e questo è il 3. Il 2 non è andato minimamente oltre quello che era il mio intento, però l'ho buttato su. Vi ho parlato di descrizione, la descrizione. Il mondo ci si offre per una descrizione e noi ci identifichiamo con quella descrizione. Però non è esattamente il mondo che vediamo attraverso una descrizione, non è esattamente la verità, no? Questo è fondamentalmente il secondo video che ho fatto della parte 3. E allora chi siamo? Chi siamo? Perché noi non sappiamo chi siamo. Perché quando smettiamo di identificarci con la descrizione, forse cominciamo a capire chi siamo. Forse. Maybe. It may be possible. Chi siamo? Non piace dare. Non piace dire le verità, perché poi le verità, ognuno la trova dentro di sé, no? Non è che io sono qua a dire la verità, ma chi è che dice la verità? Noi non sappiamo un cazzo di chi siamo. Allora, vediamo. E noi non siamo la descrizione di ciò che vediamo, di ciò che percepiamo. Noi non siamo quello che ci hanno raccontato. Noi non siamo. Qual era il primo video? Mi sono già dimenticato. È molto improvvisato questo video, molto improvvisato. Ragion per cui vado a braccio. Noi non sappiamo un cazzo di chi siamo. Questo è il compito. Capire chi siamo. Capire chi siamo. Che cosa siamo. Che cosa siamo. Perché quando capiamo comprendiamo ciò che siamo. Non c'è niente che ci fa paura. Niente. Non ci fa paura niente. Non ci fa paura niente. Perché abbiamo la coscienza. Qualsiasi cosa che non è quello che pensiamo, ecco.
posso dirlo. Non posso dirlo. Non posso dirlo. Io posso solo parlare attraverso una descrizione. In ognuno sta il compito di capire cosa c'è dietro la descrizione. Ecco, il compito è capire cosa c'è dietro la descrizione. Una volta che si capisce che la descrizione, che l'interpretazione è una cosa limitata, che è semplicemente un filtro. Io non posso dire che cosa siamo. Non lo posso dire. Lo posso sentire, lo posso percepire, ma non lo posso dire. Però una cosa la posso dire. Coloro che capiscono che cosa sono veramente, non devono avere paura di niente, non hanno paura di niente, non hanno paura di niente, perché sanno che ciò che loro sono è una cosa indistruttibile, indistruttibile. Non mi piace usare parole troppo usate. Niente ti può distruggere quello che sei. Va bene. Non credo di caricare questo video. Comunque, intanto l'ho registrato. Semmai lo carico. Una buonanotte. Sempre. Ma non è neanche mezzanotte, guarda, è presto. Buonanotte.